Gli AC/DC sono sempre un pochettino sottovalutati, ammettete di sottovalutare gli AC/DC molto spesso e di sottovalutare le batterie degli AC/DC. Nel video di oggi quindi voglio andare a spiegare perché secondo me le batterie degli AC/DC sono perfette, perché quando noi pensiamo a una batteria da suonare, quando noi pensiamo alla batteria della nostra canzone, quando noi pensiamo a una batteria dobbiamo pensare alla batteria come a quella degli AC/DC, cioè non vuol dire che dobbiamo andare a suonare le cose che suonano gli AC/DC, ma dobbiamo pensare alcuni punti fondamentali, e gli AC/DC in questo sono i pionieri, perché cacchio, le batterie degli AC/DC sono fighe. Sono semplici, ma sono fighe, che poi non sono semplici, adesso andiamo a vedere perché non sono semplici. Quindi oggi vi dirò le 4-5 cose fondamentali, ma che sono veramente fondamentali quando andiamo a suonare un groove, quando andiamo a suonare un fill, quando andiamo a suonare tutta una canzone, basandomi ovviamente sulle canzoni degli AC/DC, sulle batterie degli AC/DC. E se pensate che questa cosa sia impossibile, aspettate fine video, perché vi dirò quella che secondo me è la domanda fondamentale, ma per farvela devo arrivarci, quindi ve la posso solo fare a fine video. Quindi questo significa che voi dovrete arrivare a vedere il video fino alla fine, ma mentre guardate questo video fino alla fine, dato che comunque sono 10-12 minuti, non so quanto verrà questo video, ma più o meno verrà questo, avrete tutto il tempo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare sui miei social Instagram e Facebook, seguirmi anche lì, di andare su Telegram, seguirmi e fare cose, vabbè. Detto questo, direi che possiamo decisamente partire. Quindi il primo punto è la precisione, che però vuol dire tante cose, vuol dire precisione, vuol dire timing, vuol dire tecnica, perché tanti pensano che Phil Rudd, ma comunque tutti i batteristi degli AC/DC, non fossero tecnici perché facevano cose semplici, ma per riuscire a fare quelle cose semplici, poi ne parleremo anche dopo, con questa precisione è difficilissimo, è veramente difficilissimo, perché bisogna avere un controllo pazzesco di quello che si sta facendo per fare anche solo questo. Ma in quel modo in cui lo fa lui non è per niente facile. Infatti gli AC/DC alla fine sono quelle band che si suonano subito, nel senso appena un bambino incomincia a suonare una canzone gli si butta subito un pezzo di AC/DC, e questo va benissimo perché suona un pezzo figo e perché quel pezzo è fattibile, perché è semplice da suonare. Ma quel semplice da suonare, per poi riuscirlo a fare nello stesso modo in cui lo fa veramente il batterista di AC/DC, diventa estremamente complicato, perché appunto a tutti questi fattori molto importanti. Uno di questi appunto è sicuramente la precisione, e in più per quanto riguarda la precisione c'è un'altra cosa molto importante da dire, cioè rimanere concentrati e riuscire a fare uno stesso groove come quello che vi ho appena fatto sentire, ma comunque qualsiasi groove molto semplice come questo, riuscire a farlo sempre nello stesso modo e rimanere sempre concentrati allo stesso modo per riuscire a farlo magari per 4-5 minuti non è così semplice. Provate a mettervi a fare un ritmo semplice, quello che volete, ma un ritmo semplice, lo fate e cercate di farlo per 5 minuti. Vedrete che dopo un po' la vostra testa incomincerà a dire sì, però potrei aggiungere una ghost, però potrei andare a raddoppiare il Charleston, però potrei fare un mini passaggio. Ok, poi nei AC/DC alcuni passaggi ci sono, ma tante volte la cosa importante è il ritmo, e se il ritmo è quello, il batterista tiene quel ritmo dall'inizio alla fine. Il fatto di riuscire a fare una cosa semplice e riuscire a farla star bene all'interno di un pezzo vuol dire che quel pezzo gli daremo un tiro pazzesco. Pensate a un pezzo degli AC/DC che non abbia tiro perché il groove non gli dà abbastanza tiro. Sicuramente non vi viene in mente, perché tutti i pezzi degli AC/DC hanno questa figata, nel senso che sono tutti semplici. La batteria è molto semplice, ma riesce a dare sempre tiro alla canzone. Questa è la cosa principale che un batterista deve pensare quando suona una canzone sua o quando suona una canzone di chiunque. Come gli AC/DC, difficilmente qualcuno ha tiro, poi non è solo la batteria, è tutto. Riescono a fare dei pezzi orecchiabili, riescono a fare dei pezzi semplici ma allo stesso tempo molto efficaci, quindi ci sono tante cose, però comunque alla base di tutto c'è un tiro pazzesco, e questo è dato dalla precisione dei colpi, dalla semplicità, ma non solo, anche dal suono. Anche questo è sempre un po' sottovalutato dai batteristi, ma fondamentale, e gli AC/DC anche qui sono fenomeni perché sono sempre perfetti in base a quello che devono suonare. Il loro suono è molto molto potente, cioè se pensate a Thunderstruck, suonava con due casse, una a destra, una a sinistra, suonate con le mani, quindi hanno una potenza pazzesca, ma allo stesso tempo nel momento in cui si mettono a fare un groove o se c'è un passaggio di un certo tipo, il suono non è mai slabbrato, non è mai troppo, ma è sempre giusto, bello definito, bello potente, che funziona.
E io adesso ho solo questi due timpani da 14 e da 16 e sembra già super potente, ma in realtà il loro batterista ha una cassa da questa parte suonata con la mano e una cassa da quest'altra parte suonata con l'altra mano. Puh, puh. Quindi potenza ne hanno. Però non è mai slabbrato, non è mai troppo, ma è sempre super definito col suono giusto. Quando c'è da menare si mena, ma comunque sempre nella maniera corretta. Questa è una cosa importante. Ogni batterista deve sempre pensare a come deve suonare in base al pezzo che deve suonare. È ovvio che se noi andiamo a suonare jazz non possiamo suonare con due casse così. Però questo significa andare a relazionarsi con quello che dobbiamo andare a suonare. Se dobbiamo suonare rock di un certo tipo dovremmo avere un tipo di suono. Se dobbiamo suonare funky, allora tireremo di più la batteria, suoneremo in un altro modo. Questo è molto importante e cambia totalmente il batterista, cambia totalmente la canzone, cambia totalmente il modo di suonare di un batterista. Se tirate la batteria molto bassa suonerete in un certo modo, se tirate la batteria coi tom super acuti adullante tiratissimo suonerete completamente in un altro modo, ma avrete proprio idee diverse di drumming e proprio di come suonare la batteria, di cosa state suonando in quel momento. Ma in più una cosa che c'entra sempre con il suono, ma gli AC/DC non ce ne accorgiamo, ma lavorano moltissimo sulla dinamica. Pensate al Charleston, che alla fine secondo me per i groove degli AC/DC è la cosa più importante. Sì, ok, cazzo, rullo, eccetera eccetera, ma il Charleston è veramente l'elemento portante, è il treno che riesce a portare tutta la canzone. Se non ci fosse il Charleston che lavora in quel modo non funzionerebbe nulla. E il Charleston com'è? Il Charleston non è mai a macchinetta, non è mai questo, ma è sempre almeno questa cosa qua. Anche quando un pezzo deve tirare tanto, non è mai questo, ma è questo. Altra cosa del Charleston è che non è mai troppo secco. Vi ho detto, la batteria degli AC/DC è potente, ma comunque sta lì, è abbastanza secca. Ma il Charleston non è mai questo, perché non potrebbe avere lo stesso piglio. È sempre un pochettino aperto, pochissimo, però un po' più pastoso. Vedete come sembra che io stia facendo sempre lo stesso ritmo alla fine, perché faccio sempre semplicemente pum, pa, pum, pa, ma suonato in un certo modo, con un Charleston in un certo modo suona male o comunque non suona bene per questo genere, suonato nell'altro modo cambia totalmente la canzone, perché ad esempio il fatto di suonarlo così, il fatto di suonarlo in modo più pastoso lo rende più pieno il suono, rende più pieno il suono di tutta la batteria. E adesso vi sto facendo questi esempi molto semplici perché sono i groove più suonati degli AC/DC, ma questa cosa si può fare per qualsiasi tipo di groove. Anche se io suono un groove in sedicesimi, il Charleston lo faccio molto forte, non suona bene come se io il mio Charleston lo suonassi un po' alla Porcaro. E alla fine il punto che va a riassumere tutto quello che vi ho detto oggi, cioè le idee. E la domanda che vi voglio fare, che vi ho detto a inizio video, è questa. Dato che di solito si dice sempre, ma perché gli AC/DC fanno tutte cose così semplici? Perché i feel, perché i groove, perché tutte le idee sono sempre così semplici? Ma io vi chiedo questa cosa. Pensate un attimo, se voi foste i batteristi degli AC/DC e vi chiedessero, cerca di farmi qualcosa per migliorare questa canzone, voi cosa fareste di diverso nelle canzoni degli AC/DC? Prendetene una a caso, prendete Back in Black ad esempio, cosa fareste di diverso? Secondo me questa è una domanda importante. Io per quanto mi riguarda non farei nulla di diverso, perché secondo me la semplicità e quel modo lì sono la cosa migliore, sono le idee migliori per riuscire a rendere il pezzo figo, per riuscire a far funzionare così bene quel pezzo. Pensate ad esempio ad Highway to Hell. Highway to Hell ha un sacco di stacchi, no? Ad esempio nel ritornello, oppure quelli dopo il secondo ritornello, cioè quello dove la chitarra fa pam 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 pam, e la batteria cosa fa? Qualche batterista magari avrebbe detto, cacchio, qui è veramente il mio momento di uscire fuori, avrebbe fatto
ma non avrebbe funzionato nello stesso modo, non avrebbe avuto tiro nello stesso modo. Vi sto dicendo tante volte tiro, ma perché è la parola giusta. Il fatto di avere idee di questo tipo, semplici, servono alla musica. Quello che vi ho fatto prima, che avevo fatto mille cose, non serviva alla musica. Alla musica serviva quello che hanno fatto gli AC/DC. Altro esempio, poi la chiudo qua, Thunderstruck, come vi ho fatto vedere prima. Boom, 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 boom. Tra quei due colpi di due casse che vi ho detto prima, ma che prima vi ho fatto col timpano, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Invece ha fatto due casse, cassa sul 2, cassa sul 4. Perfetto, tutta la gente è contenta, il pezzo funziona benissimo. Alla canzone serviva quell'idea lì. Quindi questo per dirvi, come al solito, che l'idea deve venire prima dalla musica e dopo dal batterismo. Come posso fare per fare musica? Ok, uso la batteria per fare musica. Non uso la musica per fare batteria, nel senso, non uso la musica per far vedere cosa so fare, per far vedere che la batteria può fare tante cose. No, la batteria deve essere sempre al servizio della musica. Quindi con questo io la finirei qua e vi voglio ringraziare per essere arrivati fino a questo punto del video. Guardate, mi diceste qui sotto che cosa ne pensate nei commenti, mi lasciaste un like se vi è piaciuto questo video. E raga, lo so, era un video un po' rompiscatole, però vi volevo veramente far capire secondo me che cosa serve a una batteria, così che abbiate qualche punto di riferimento quando andate a suonare la batteria in un pezzo, quando andate a inventare la vostra batteria magari per un pezzo della vostra band, eccetera eccetera. Dovete secondo me pensare a queste cose, dovete pensare a questi 4, 5, 3, non so quanti ve ne ho detti, ma questi punti fondamentali. In questo modo, pensando a questo, il vostro pezzo probabilmente funzionerà. Detto questo, comunque, io non vi rubo altro tempo, dato che questo video è già durato un bel po'. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina se non l'avete ancora fatto, di andare sui social, Instagram e Facebook, e di, cioè non di andare sui social, di andare a seguirmi, non è che entrate su Instagram e finita lì, di seguirmi anche su Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.